Buongiorno web spettatori, oggi 30 settembre 2011, venerdì mattina, siamo intorno alle 10:30 nella zona di Aversa, dove si fa la raccolta differenziata, Aversa Sud, e c'è un operatore ecologico che sta recuperando quello che è la frazione umida. I cittadini ci hanno chiamato il comitato per segnalare uno strano movimento di travaso rifiuti da compattatori piccoli a compattatori grandi, che crea notevole problemi igienico-sanitari, perché come vedremo questo furgoncino adesso si sposterà sul lato destro, siamo nei pressi del caseificio Caputo, punto vendita del caseificio Caputo sul viale Olimpico, proprio di fronte all'ippodromo, e questi compattatori piccoli dopo porteranno il materiale ai compattatori più grandi. Il tutto avviene in strada aperta pubblica, con perdite di percolato che rimane sull'asfalto, finisce nelle fogne, è poco igienico e l'odore è nauseabondo. Chiediamo all'amministrazione, ai responsabili comunali, assessore alla nettezza urbana e assessore all'igiene Luciano, allo stesso sindaco, di intervenire, perché questa pratica è illegale, è vietata dalla legge, non è ammesso di trasferire, ecco, quello che rimane a terra. È un odore, le immagini purtroppo non trasmettono l'odore, ma vi possiamo garantire, invitiamo il sindaco a venire qua a vedere, perché è una cosa assolutamente schifosa. Abbiamo già informato l'ARPAC, perché questo sistema di travaso rifiuti in strada non è consentito. L'amministrazione dovrebbe interessarsi di quello che succede, perché i cittadini sono stanchi, nonostante una bolletta, una fatturazione della TARSU che è arrivata a più di 4 euro al metro quadro, i cittadini si ritrovano dopo con una raccolta differenziata fatta in maniera molto approssimativa, con un costo superiore di 4-5 volte alla media nazionale, in più si ritrovano col percolato a terra con una puzza che è indicibile. E quindi l'amministrazione deve assolutamente controllare se questa pratica è legale e eventualmente vietarla a questa azienda. Alla prossima.